Buongiorno dalla sabbia, eccoci qua. Oggi ho pensato di proporvi una versione rivisitata del pomodoro con il riso. Mi sono resa conto che tante persone non mangiano il riso e quindi al posto del riso utilizzeremo del pan grattato e il risultato è ottimo. Comunque, base come sempre i pomodori, il pan grattato al posto del riso, mentuccia, aglio, verdure di stagione di accompagnamento insieme alle nostre patate che sono l'accostamento fondamentale in questo piatto e poi sale, pepe e olio. Allora, la prima cosa, togliere la calottina dal pomodoro e svuotarlo. Svuoto completamente il pomodoro dal suo succo, dai semi e dalla polpa che mi serviranno per fare il ripieno. Abbiamo svuotato i nostri 4 pomodori, li appoggio in una piccola pirofila. A questo punto cerco di togliere tutto il pomodoro dal torsolino, perché comunque è sempre un po' duro, e a questo viene aggiunto il nostro pan grattato. Poi aggiungiamo mezzo spicchio di aglio. È chiaro che se qualcuno ama l'aglio in modo particolare può metterlo anche uno spicchio, io consiglierei un po' meno, perché è un piatto che poi esalta talmente tanto tutti i sapori che uno finirebbe per prevalere sull'altro ed è sarebbe un peccato. La nostra mentuccia, da noi in centro Italia, ma non proprio in centro Italia, comunque ad Orvieto si usa la mentuccia tagliuzzata a mano, che è più profumata. Poi abbiamo un po' di pepe e un po' di sale. Nello stesso momento saliamo leggermente l'interno dei nostri pomodori. Olio, così cogniamo il nostro ripieno e ci siamo. E mescoliamo. Allora, eccolo, il nostro ripieno è pronto, quindi riempio i miei pomodori senza premere molto, sennò all'interno diventa veramente qualcosa di duro e immangiabile. E poi prendo la calottina e li copro. Con il ripieno che avanza, in genere, io realizzo delle piccole polpettine. Allora, pomodori pronti, l'accompagnamento. Allora, dunque abbiamo patate, una zucchina, un peperone, ma ne useremo solo la metà, e anche la melanzana, ma ne useremo anche qui solo la metà. Peperone l'ho aperto, cerco di levare soltanto un po' di questi della parte bianca, quindi lo taglio a metà, a pezzi non tanto sottili. Peperone, melanzana e le mie patate. E quasi dimenticavo la zucchina. Un pizzico di sale, un po' di pepe e olio, naturalmente. Sempre olio extravergine di olive delle nostre colline orvietane, meraviglioso, profumatissimo. E aggiungiamo qualche fogliolina di mentuccia. Se non trovate la mentuccia, so che in molti posti non c'è, non usate, mi raccomando, né quella romana e neanche l'origano, è preferibile del timo. E avevo detto che con il ripieno avanzato ho realizzato delle piccole polpettine. Sono molto fragili perché non hanno nessun collante all'interno e quindi bisogna stare attenti come si posizionano. Ecco fatto. Ed ecco qua. Bene, adesso lo posizioniamo nel nostro piatto di portata e così abbiamo l'effetto finale. E cosa vi dice la sabbia? Buon appetito!